sono un attivista del Movimento 5 Stelle. Florindo è un laureato in tecniche di neurofisiopatologia e la prima domanda che gli voglio fare è questa. Noi abbiamo distribuito un volantino in cui c'è la denuncia di 1.100.000 in più di tasse. Ma qual è la verità, Florindo? Beh, diciamo che nel volantino siamo stati fin troppo buoni, nel senso abbiamo scritto 1.100.000. In realtà, dai dati che abbiamo, si risulta che l'aumento delle tasse è ben superiore. Sono in totale 2 milioni di euro. 2 milioni di euro ripartiti con 1.300.000 più 700.000 euro di IRPEF. E a questo non abbiamo ancora aggiunto gli introiti che avranno con la tassa sulla spazzatura. Diciamo che questa situazione si è verificata, si è palesata perché hanno scoperto un buco di 2 milioni di euro nel bilancio. Quindi con questa cifra loro intendono andare a coprire quel buco. Ecco, ma come mai si è prodotto questo buco? Purtroppo diciamo che loro sono ben rappresentati dal governo nazionale. Quei 2 milioni di euro in meno sono dovuti a mancati introiti, cioè soldi che praticamente lo Stato centrale non ci ha dato. Però il buon amministratore come si deve comportare? Voi come vi comportate a casa quando non avete soldi, no? Tirate la cinghia, fate meno spese, cercate di risparmiare dove potete, no? Loro non si comportano così, no? Perché loro sono il banco personale che siamo noi, no? Quindi vengono, alzano le aliquote e prelevano. Ecco, Florindo è una persona, uno di noi, si è messo a studiare il bilancio, pur non essendo laureato in economia, ha consultato gli esperti e ha tirato fuori queste notizie. Bene, ma ieri sera qui al Comune c'è stato un incontro per approvare il bilancio preventivo. Ma Florindo, ma che significa? Che cos'è sta cosa? A dicembre che si approva il bilancio preventivo del 2013? Allora, Nicolò, io non sono un economo del mestiere, ma secondo me nemmeno loro. Perché praticamente il bilancio di previsione è il bilancio che si dovrebbe approvare a inizio anno, in cui tu prevedi bene o male gli indirizzi e tutte quante le spese che vuoi fare sul territorio, i progetti che vuoi finanziare, le cose che vuoi fare. È una cosa che si fa ad inizio anno. È come se io a casa mia so all'inizio del mese bene o male che io guadagno 1.000 euro, mia moglie altrettanto, e ho quindi 2.000 euro di budget da spendere in quel mese, qualcosina la metterò da parte. Loro no, lo fanno, se lo faccio alla fine del mese, se dico alla fine del mese io guadagno 2.000 euro, però facendo finta di non saperlo, ne ho speso 2.100, che cosa succede? Alla fine del mese sono 100 euro in meno, è colpa mia. La stessa cosa che fanno loro, bilancio preventivo fatto a dicembre. E l'assurdità di questa cosa dove sta? Che in questo bilancio preventivo sono previsti anche finanziamenti, no? Ad esempio, uno che mi ha incuriosito molto è il finanziamento per la costruzione di una piscina, la piscina, avete capito bene, nell'istituto dove c'è l'ex Agraria. Cioè, già di per sé la proposta fa poco ridere, no? Questa piscina praticamente sarebbe da finanziare con soldi privati. Mo lasciando perdere il merito della questione, cioè se noi non siamo assolutamente d'accordo con una cosa del genere, però lasciando perdere il merito, ma tu a dicembre me lo dici? Cioè a dicembre tu mi dici che nell'anno a dicembre 2013 tu mi dici che nell'anno io potevo costruire una piscina in mezzo a azione. Questa sera siamo qui per io leggerò un testo veloce, due minuti, non ci impiegherò di più. Allora, questa sera sono qui per dimostrare il nostro sdegno a tutta quella classe politica e dirigenti neretini che non hanno svolto il loro dovere, ossia mettere in moto la buona vera politica, unico e solo antidoto ai problemi della nostra comunità. Invece sono stati capaci solo ad aumentare le nostre tasse. Denunciamo quindi che gli amministratori operano dovrebbero operare come un buon padre di famiglia, invece non lo fanno. Parliamo di mala politica. È mala politica se si parla ancora di agricoltura industriale nel 2013, invece di favorire progetti di agricoltura a chilometro zero. Abbiamo un assessorato all'agricoltura che da 2 anni e mezzo non fa nulla. Cioè aspettiamo un progetto che... Noi siamo venuti qua per sapere cosa dobbiamo fare. Assolutamente, no, assolutamente. Adesso c'è assolutamente. Non siamo venuti più qua per le buone. No, non siamo per le buone. No, no, e noi facciamo le proposte. No, tranquillo. No, no. No, parleremo.
assolutamente no, parlerai. È segno di educazione, però quando una persona sta parlando non interrompere, sennò diventiamo dei caponi come quelli di cui ci stiamo lamentando. Ti prego, facciamo finire un attimo Gianni e poi ti faccio parlare. No, ti faccio parlare. Lo so, ma siamo anche noi stanchi, ti assicuro, siamo incazzati neri. Però stiamo calmi, sennò sembra che non abbiamo equilibrio. Stiamo calmi. Ok. Allora continuiamo. Parliamo di mala politica. E mala politica se si parla ancora di agricoltura industriale invece di favorire l'agricoltura a chilometro zero. E mala politica, ad esempio, se il comune, è cosa assurda, ha favorito la nascita di un centro commerciale alle nostre porte. Centro commerciale che cade nel territorio di Galatina, ma a 2 chilometri da Nardò. Questo che cosa vuol dire? I nostri negozi, chiuderanno. Quindi cosa stiamo facendo? Allora, è mala politica, ad esempio, se il comune è colpevole di non aver espresso parere negativo a questo centro commerciale. Quindi è mala politica anche quando si parla di turismo. Il turismo è una vera risorsa per il nostro territorio. Tuttavia si sviluppa il turismo nei nostri palazzi qui dietro, invece di coinvolgere gli operatori turistici locali, che sicuramente avranno più esperienza in primis e avranno anche l'opportunità a dire come fare a sviluppare il turismo di qualità. Il Nardò è un territorio vasto, bellissimo, che ha tante risorse. Si tratta di un territorio che va semplicemente utilizzato. E mala politica anche quando addirittura noi pensiamo agli eventi estivi. Sono spesi circa 60.000 euro, diciamo ragazzi, 60.000 euro in un mese dove si sono organizzati degli eventi che non hanno nulla a che vedere con la promozione del territorio. Sì, gli eventi di ballo si fanno nelle discoteche, non si fanno in mezzo alla piazza. E mala politica, anzi, pessima politica, se non si riesce a far fruttare il parco di Porto Selvaggio. Ma signori miei, ma come facciamo a non utilizzare una risorsa, ma non facendo il turismo balneare, ma facendo il turismo culturale, l'archeologia e così via? E mala politica se addirittura non si dà lavoro a oltre il 50% dei giovani. Ma stiamo scherzando? Un territorio dove basto che ha varie possibilità e noi dormiamo in questo palazzo qui dietro. E mala politica che a Nardò, che ha il secondo agro, vuol dire i terreni fertili d'Italia, e che non è in grado neppure di autoprodursi il cibo. Noi ci forniamo, signori miei, da città, da paesi come la Spagna e l'Olanda, come se noi non fossimo in grado di produrre il nostro cibo da soli. E infine dobbiamo pure pensare che è bello produrre un prodotto nel territorio, e finisco qui. Al contrario, è buona politica essere capaci di guardare al futuro e costruire un benessere per tutti, non solo per alcuni. Buona della negra della circonvallazione. Non capiamo il motivo della disposizione data dall'assessore Leuzzi agli uffici di riscossione di applicare tariffe completamente diverse da quanto egli stesso propone con la delibera prima citata. Quindi chiediamo che la tariffa scontata del 90% sia applicata anche a tutti gli esercizi che si trovano nell'anello della circonvallazione e a tutti gli altri esercizi commerciali di Nardò. L'amministrazione ha solo aumentato le tasse e non ha mai promosso concrete azioni di contrasto alla crisi. Credo che sia ora di farlo. Il nostro intento non è di fare polemica con voi, cari amministratori, ma come commercianti e come cittadini sentiamo il diritto e il dovere di chiedervi di intervenire subito. Grazie. Io, il dottor agronomo e portavoce del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Qualcosa sta succedendo, il colpo d'occhio da qua sopra è incredibile. Credo che neanche durante le campagne elettorali si può vedere qualcosa del genere. Il momento per Nardò è grave. Riteniamo a questo punto indispensabile unire tutte quelle forze che perseguono i nostri stessi obiettivi per il bene della città, a partire dalla riduzione delle tasse e soprattutto degli sprechi che le generano e che significano cattiva amministrazione. Siamo qui per costruire insieme, noi e voi, un'alternativa di governo.
senza steccati ideologici, ma con l'unico obiettivo di cambiare questa becera classe politica. Quindi questa sera rappresenta l'inizio di una rivoluzione politica e culturale. Il tempo delle proposte virtuose e del dialogo con gli amministratori e dirigenti di questo comune è terminato. Questa classe dirigente con superficialità ha rifiutato le istanze e le proposte fatte non solo dal Movimento 5 Stelle, tante per la verità, ma di tanti cittadini, associazioni, movimenti, commercianti ed artigiani. Da oggi in avanti dobbiamo agire per tutelare gli interessi della collettività e obbligare l'amministrazione a comportamenti virtuosi, oculati ed economicamente sostenibili. Amministratori che si sono distinti sinora per superficialità, insulsaggine e disattenzione all'economia e alla sopravvivenza di tante attività commerciali. Non si contano negli anni i premi perduti per la mancata riscossione di introiti ed agi dovuti ai cittadini di Nardò e non richiesti dagli amministratori, come ad esempio la gestione dei rifiuti in riferimento alla discarica di Castellino. L'allora commissario prefettizio Nicola Prete calcolò che al comune di Nardò per la stessa discarica di Castellino dovevano essere corrisposti agi, cioè pagamenti a favore del nostro comune per un importo di circa 700 milioni di lire, di vecchie lire. I nostri amministratori hanno pensato bene di non richiedere mai queste somme di denaro, che sarebbero andate a vantaggio di tutti noi cittadini. Questo comune, solo su minacce e denunce di cittadini e associazioni alla Corte dei Conti, tardivamente pensò di recuperare queste somme e affidò l'incarico all'avvocato Pietro Quinto, che non poté fare nulla perché era ormai troppo tardi e tali somme erano state ampiamente prescritte. L'epilogo di questa triste vicenda si dovrebbe riassumere con il proverbiale cornuti e mazziati, in quanto i cittadini di Nardò, dopo aver sofferto disagi nella discarica vicino al centro abitato, pagano oggi la tassa più alta della provincia di Lecce. A questo si deve aggiungere il danno ambientale che la discarica sta procurando. A questo punto mi viene di dirvi che noi sappiamo cosa fare per arrivare alla riduzione delle tasse e alcuni obiettivi possono essere raggiunti presto. Dobbiamo intervenire su quattro grandi voci, su quattro grandi temi che influiscono pesantemente sulle tasse che oggi siamo costretti a pagare e di cui siamo oggi vessati: i rifiuti, gli affitti, il risparmio energetico e il risparmio su compensi di funzionari, dirigenti ed amministratori. Il primo capitolo è importante, il capitolo forse più grave è quello dei rifiuti. È a tutti nota l'inefficienza del servizio dei raccolti di rifiuti solidi urbani, che vede la mancata implementazione del servizio di raccolta porta a porta, a vantaggio di una pseudo raccolta multimateriale, inefficiente quanto costosissima, agevolata molto probabilmente ed interessatamente dalla scomparsa delle più funzionali e meno onerose isole ecologiche. Ciò comporta un elevatissimo quantitativo di rifiuti conferiti in discarica per la sbalorditiva cifra di 120 euro più IVA a tonnellata. Tenete presente che questa cifra equivale alla quotazione del grano duro della campagna precedente. Agevolato anche tutto ciò dal mancato controllo degli uffici preposti. Non solo, per una riduzione dei conferimenti di rifiuti solidi urbani sarebbe stata quanto mai opportuna una campagna di sensibilizzazione continua come così prevista dai capitolati di appalto. Il tutto causerà un aggravio a carico dei cittadini per il mancato raggiungimento degli standard fissati dall'Europa sulla raccolta differenziata. Il capitolo degli affitti. Solo qualche giorno fa è stato rinnovato il contratto per altri 6 anni della sede che ospita le attività produttive, 36.000 euro l'anno, che fanno 200.000 euro di spesa complessiva. Nonostante si lasciano perire per incuria ed inutilizzo svariate sedi, uffici, immobili di proprietà comunale, che con una cifra altrettanto analoga, se non inferiore, potrebbero essere riqualificati e messi a norma. E solo per citare qualche esempio vi dico: la scuola di via Bologna, nota come secondo nucleo, l'ex istituto agrario, l'ex carcere del centro storico, la pretura e ancora i nuovi locali, il paradosso, i nuovi locali dell'Arca Palace, eccetera. Milioni di euro sprecati a vantaggio di pochi, spesso amici e amici degli amici. Altra voce annosa. Altra voce importante, il risparmio energetico. Il comune di Nardò, come tutti sanno, ha una spesa energetica per la sola energia elettrica del comune di questo comune appunto che supera il milione di euro. Sono in essere centinaia di contratti, spesso con fornitori diversi, e gli impianti di illuminazione pubblica sono quanto mai energivori, irrazionali e obsoleti, per non parlare di aree, quartieri nelle marine rigorosamente illuminati 365 giorni all'anno e praticamente deserti per 300 di questi giorni. Per non parlare poi dei termoconvettori, che sono accesi negli uffici comunali
dal venerdì al lunedì mattina quando non c'è nessuno, in spregio a famiglie, anziani e classi deboli che non possono permettersi neanche l'acquisto di una bombola del gas che oggi è schizzata alle stelle. Bene, con un piano di risparmio energetico, così come fanno altre municipalità, il nostro comune risparmierebbe almeno il 50%, cioè la somma di 500.000 euro, che in 20 anni fanno 10 milioni di euro, somme queste con le quali si potrebbero risollevare le sorti di centinaia di famiglie, anziani, piccole imprese, artigiani, commercianti che oggi soffrono più degli altri. A questi vanno aggiunti i risparmi che si potrebbero realizzare sul gasolio per il riscaldamento pubblico, se solo si coadiuvassero gli impianti con dei semplici pannelli di solare termico. E concludo con il capitolo del risparmio sui compensi di funzionari, dirigenti questi ed amministratori. Costano alla nostra comunità centinaia di migliaia di euro di stipendi che arrivano a toccare anche i 120.000 euro all'anno a dirigenti. Il caso più eclatante, cittadini, rimane ciò che qualche giorno fa ha fatto il nostro sindaco, che in data 13 dicembre corrente mese si è regalato per indennità di fine mandato 2013 la somma di 3.425 euro, che per tutti gli anni del suo mandato ammonteranno a 17.125 euro. Ci chiediamo come possa avere il coraggio di incassare tali somme oltre all'auto stipendio già percepito da lui ogni mese e se non gli viene in mente. E se non gli viene in mente di fare un gesto più che simbolico, dirottando queste seppur modeste somme in un fondo da destinare a famiglie bisognose che avranno difficoltà a fare la spesa per il Natale. Vi cito, per concludere, Martin Luther King, e questo lo dico a voi, perché questa è una serata che non deve finire qui, questa serata non deve essere un eco, non deve essere una passeggiata propagandistica, non è questo il nostro intento. Martin Luther King dice: può darsi che non siete responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla. Grazie a tutti. Grazie a Cristian Casilli. Siete tantissimi, siete arrabbiati, siamo tutti arrabbiati, amici miei. Parlare qui, questa sera, in questa piazza, davanti ad ognuno di voi, provando a rappresentarvi e a rappresentare il vostro, il nostro stato d'animo, è qualcosa di davvero arduo, difficile, emozionante. La rabbia popolare in tutta la nazione monta e tanta. In ogni angolo d'Italia si registrano focolai di protesta contro una politica e una pressione fiscale ormai insostenibili. Una pressione fiscale che strozza le famiglie e le imprese, i pensionati e i giovani, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti. Uno dei pochi esempi di uguaglianza in questo paese. Tutti vengono vessati senza distinzione alcuna. Una rabbia, dicevo, di cui abbiamo visto gli strascichi anche nella nostra città, lo avete visto tutti, con quelle scritte in piazza Osanna, che hanno ricordato a tutti che la misura è colma. A tutti, dicevo, naturalmente, tranne che al sindaco, che è rinchiuso nella sua torre d'avorio, amici miei, evidentemente rinfrancato dagli oltre 800 signori che si sono recati alle primarie a votare per il suo candidato, consentendogli, almeno a Nardò, di avere la meglio. Ecco spiegata la spavalderia. E così abbiamo visto in fila dipendenti comunali e dirigenti comunali, consulenti e tecnici, dipendenti di società partecipate e di società che collaborano col comune di Nardò, oltre naturalmente ai soliti nani e alle solite ballerine. Tutti! Sì.
tutti, religiosamente e silenziosamente in fila, a votare, in un impeto di partecipazione che non si vedeva da anni. Ebbene amici, quella non è partecipazione, è questa la partecipazione. Dicevamo la pressione fiscale, fino a qualche tempo addietro, ve lo ricordate tutti, ci si meravigliava che occorresse lavorare fino a luglio per lo Stato e da quel momento in poi per se stessi. Ebbene oggi, grazie alle politiche fallimentari nazionali e locali, è necessario lavorare fino a settembre, magari fino a ottobre e novembre, per pagare balzelli che questi signori ci propinano a getto continuo. Per non parlare poi di chi un lavoro non ce l'ha. Tares, Tarsu, Tati, IUC, ICI, IMU, IRPEF, IVA, IRAP. Il contribuente, ormai spolpato fino all'osso, deve districarsi in una marea di acronimi e sigle per arrivare poi esangue a fine anno. Una marea di tasse utili solo a pagare i loro sprechi, i loro porci comodi, i loro pasti, i loro stipendi, le loro prebende. Bene amici, in questo quadro che conoscete tutti, che è il quadro che riguarda l'intera nazione, si colloca la nostra drammatica situazione comunale. Una situazione in cui una classe politica e dirigente, sempre la stessa da 20 anni, è sorda da anni alle istanze della gente, completamente lontana dai problemi reali e dalle esigenze dei più deboli. Non bastassero già i vari Letta, Alfano e Casini, ci si mettono anche Risi e i suoi come moderni vampiri e sanguisughe a distruggere, amici, definitivamente la nostra economia cittadina. Risi e i suoi fidi scudieri, assessori o consiglieri fa poca differenza, alzano a cuor leggero la mano e con loro voto portano IMU ed IRPEF al massimo consenso. Come se non bastassero queste didatte, amici, ecco la spazzatura, portata ad un costo improponibile per un servizio che a mio avviso, ma credo anche a vostro avviso, è a dir poco scadente. E ancora poi i cosiddetti servizi indivisibili, ve li siete visti recapitare a casa il 13 dicembre, a chi sono arrivati, per carità, il 13 dicembre un venerdì, con scadenza fissata il 16 dicembre un lunedì, e le file alle poste, e quelle alle banche, dal tabaccaio, tutti in condizioni subumane, ammassati come sardine, in condizioni non dissimili da quelle dei campi di concentramento. E davanti all'aumento spaventoso di IMU ed IRPEF e davanti naturalmente ai miei attacchi, perché sono così sempre anche in consiglio comunale, il sindaco in consiglio appunto il 21 novembre mi rispose che era un aumento che colpiva solo i più ricchi e non sarebbe costato a questi, ai più ricchi naturalmente, più di 300 euro l'anno, neanche un caffè al giorno. Ma l'aumento, ora lo sappiamo, lo sapete tutti, ha colpito tutti indistintamente e a fondo. Ma non è bastato neanche questo, come non sono bastati nemmeno i parcheggi a pagamento, a ripianare i loro sprechi. Ed ecco allora la mazzata finale. Avvisi di pagamento per pasti garrabili, che nessuno ha chiesto, e per giunta retroattivi, in un momento in cui magari nemmeno esistevano quelle interruzioni di marciapiede che ci contestano. Come ormai credo sappiamo tutti, non è il mio sindaco ideale, come non è il vostro sindaco ideale, come non è il sindaco ideale della quasi totalità dei veretini, ne sono convinto. Insomma, amici miei, un cumulo, un mucchio, un ammasso di tasse che servono a cosa? A pagare balletti per 17.000 euro in un anno? Bollette telefoniche per 17.000 euro in un anno per cellulari in dotazione al sindaco, ai dirigenti, agli assessori?
premi di produttività a dirigenti che non producono nulla nella maggior parte dei casi, se non dimostrazione che questi signori, e lo dico anche all'amico di prima, questa è la dimostrazione che questi signori hanno ancora paura, fortunatamente, della rabbia popolare. E poi ancora amici, ancora 10.400 euro di bolletta d'acqua buttati al vento solo per la fontana del Toro in soli 6 mesi, per non aver installato una pompa di ricircolo che costava 160 euro. Altri 100.000 euro, l'ha detto prima anche Cristian, per una dirigente presa da un altro comune, da Calimera, e di cui non si sentiva e non si sente onestamente alcun bisogno. Viaggi istituzionali a Roma del nostro sindaco, naturalmente a nostre spese, con una frequenza che neanche un ministro. Quando non si spinge, addirittura, lo avrete letto in queste ore, in Armenia, manco fosse la Bonino, strade ridotte in condizioni pietose ad un colabrodo, come in una moderna Beirut o Baghdad, che dir si voglia. Trasporto pubblico inesistente, decoro urbano allucinante, fogna, pubblica illuminazione, acqua inesistenti in alcune zone della città. Una vergogna assoluta per chi ha pagato migliaia e migliaia di euro per opere di prima urbanizzazione, bucalossi, ICI, IMU e chi più ne ha più ne metta. Case abbandonate, strade dimenticate, case di cui questi signori si ricordano solo quando devono fare cassa. E ancora, come non ricordare la tassa sul turismo? Chi ha un bed and breakfast, e sono tanti tra voi, lo ricorderà. 1 euro per ogni turista che mette piede in questo comune. Un modo fenomenale per contrarre ulteriormente il numero di turisti. Per non parlare poi dell'ospedale di cui la gente di questa città è stata depedrata nel silenzio del sindaco, amico di Nichi. Prendende, viaggi di piacere, regalie, sprechi. Non è più tempo per loro e, come direbbe Ligabue, forse non lo è stato mai. Questa giunta deve andare a casa. Amici miei, questa giunta non rappresenta più nessuno, rappresentava già pochi, pochissimi il giorno dopo il voto, in cui raccolse a malapena il 30% dei consensi. Domani, il male che questa gente ci sta facendo oggi, il male che sta facendo a noi, alle nostre famiglie, alle nostre attività, ai nostri padri, ai nostri figli. E non dimenticatelo, soprattutto amici, quando in prossimità del voto, la prossima volta, il sindaco diminuirà le tasse, giusto di qualche decimale, dopo averle portate alle stelle per prendervi ancora una volta in giro. Amici, un futuro migliore verrà, basta volerlo e saperlo scegliere quando sarà il momento. Ognuno di noi da solo è piccolo, insignificante, residuale. Insieme siamo una massa che fa paura a questa gente. Oggi qui, amici, nasce un movimento critico, d'opinione, che punta al rinnovamento totale di questa città. Occorre voltare pagina, cambiare registro, ripulire questo palazzo dall'immondizia. Agente ad informarvi, seguite ciò che succede alla vostra città, siate cittadini consapevoli, informati, la democrazia è partecipazione e solo se saremo in tanti potremo cambiare le cose. Impegnatevi, scendete in campo, proviamo noi a fare ciò che non sono riusciti loro a fare in 30 anni e soprattutto a non fare ciò che loro hanno fatto per 30 anni. Ma non lasciateci soli, amici miei, non lasciateci soli, solo col vostro aiuto, un altro Nardò è possibile.
c'è politica e politica, ci sono politici e politici, non sono tutti uguali come vi vorrebbero far credere. Ora amici, torniamo nelle nostre case, ma non allentiamo la rabbia, solo la vostra, la nostra rabbia può cambiare questa città. Nardò va lasciata a chi la ama e noi la amiamo sopra ogni cosa. Grazie, grazie a Pippi Pellone. Noi possiamo solo seguire le sue indicazioni. Lottiamo tutti insieme per cambiare. Ci sono le condizioni, ci sono le persone nuove, c'è tutto.